il maestro, lo spartito e i musicisti. Ninne nanne di mitragliatrici, mentre in rivoli di porpora creature inermi urlano il terrore. Nello stesso giorno e alla stessa ora tutti allo stadio a tifare per la squadra del cuore, un cuore malato, sordo. Il cronista racconta le stragi, distratta, intanto la gente continua a immaginare vacanze da sogno, a contatto diretto con la natura incontaminata. Nelle mani di un Dio sconosciuto ci si muove come giocattoli fragili. È lui soltanto a dirigere lo spartito. Bambini imprigionati per sempre nel silenzio e pianto di madri nel telegiornale delle sette. Il killer, dalle colonne di un rotocalco, si dichiara pentito. Regalerà denaro ai portatori di handicap. Tutto è stato già scritto. E l'indignazione è vecchia quanto le parole logore segnate sul foglio. Nero è l'abisso che ci fagocita nel vortice dei luoghi comuni. Occorrono perciò nuovi linguaggi, più nudi, onesti e adatti a dare voce ai fatti, altrimenti è meglio tacere. Contro il male di vivere non serve piangere. È utile invece ripartire e scendere nel corpo piagato della storia per curarne la cancrena. Amore, volontà e fede nel progetto sono gli ingredienti vivi e concreti della ricetta. Bisogna dunque recuperare la speranza e inventare strategie mirate a sconfiggere ingiustizia, dolore e solitudine. Bisogna ridare dignità alla morte, intesa come momento indispensabile della vita, e nel contempo battersi contro la morte inutile, ingiustificabile, violenta, quella generata dagli egoismi e dagli inganni. Comunicare, mettersi in contatto con gli altri, capirsi. Enormi distanze ci separano. Voci giungono da lontano, incomprensibili. Serve un codice più efficace e occorre anche riappropriarsi della forza rigeneratrice e creatrice della volontà. Bisogna produrre vita, agire, operare, individuare sorgenti d'acqua negli aridi deserti dell'anima. Il pensiero da solo però non basta, diventa astratto e velleitario se non ci si mette in cammino per apprendere l'arte di leggere e di decifrare il mondo, per coglierne le attese, il senso, per capire il proprio ruolo e la natura del proprio destino. Se è vero che è stato Dio a scrivere il grande spartito che da maestro lui stesso da sempre dirige, è anche vero che solo la presenza di musicisti consapevoli e preparati può dare forma e sostanza alla sinfonia. Senza di loro, gli strumenti sono destinati a emettere suoni spaventosi, tragici, sempre più sinistri. Un caro saluto a tutti.